delle classi quinte del terzo circolo didattico Giovanni Paolo II di Campobasso, nell'ambito dei progetti Lettura e Educazione alla Legalità, venerdì 27 maggio nella Sala Celestino V hanno incontrato la scrittrice Pina Varriale e il sostituto procuratore della Repubblica Rosanna Venditti. Gli alunni, attraverso la lettura critica del testo Ragazzi di Camorra, hanno potuto approfondire tematiche legate alla criminalità organizzata e verificare la giustezza delle loro riflessioni. Siamo in compagnia della direttrice del terzo circolo Giovanni Paolo II di Campobasso. Direttrice, il progetto Lettura, Educazione alla Legalità, quali sono le finalità di questo progetto? Le finalità sono tante. In primis abbiamo voluto avvicinare i bambini fin dalla più tenera età, a partire dalla scuola dell'infanzia ed arrivare alla classe quinta della scuola primaria, alla lettura. La lettura si deve intendere non soltanto come capacità di saper leggere, ma soprattutto di saper comprendere, di saper produrre e di saper manipolare i testi. Soprattutto puntiamo alla formazione di una mente critica, libera e creativa. Ragazzi di Camorra, Pina Varriale, che cosa si vuole insegnare con questo libro ai ragazzi? Più che insegnare si vuole dare una speranza, parlando di argomenti così duri, quali sono appunto quelli della manovalanza dei minori da parte di organizzazioni criminali, il libro vuole testimoniare che una strada alternativa al malaffare, alla malavita, all'abuso che viene fatto appunto di queste persone fragili, sono i ragazzi, può essere fatto, una strada c'è, esiste e abbiamo i mezzi per poterlo fare, quindi un libro di speranza, un libro che propone un'alternativa. In festa per Soggiulia Salzano, sabato 28 maggio ha visto l'inaugurazione e la benedizione della nuova casa delle suore catechiste, di cui la Sanda fu fondatrice. Nella Santa Messa, presieduta da Monsignor Giancarlo Brigantini, è stato dispensato il sacramento della Cresima ad alcuni ragazzi. Suor Faustina, cosa rappresenta oggi per la congregazione e la comunità religiosa di Ripoli Mosani questo momento di forte spiritualità? Traguardo, anche se un poco sofferto, si arriva da un traguardo che erano anni che si aspettava e non si riusciva, però finalmente si è arrivata ad avere una scuola, cioè normale, agibile, proprio nostra, da dare ai bambini di questo paese. Pomeriggio del 31 maggio ha avuto luogo nella nostra città la tradizionale e suggestiva manifestazione dell'infiorata, nel corso della quale la statua raffigurante la Madonna dei Monti, che si venera nella chiesa di Santa Maria Maggiore, viene portata in processione per le vie del Borgo Antico e del centro cittadino. Le vie del Borgo Antico sono state abbellite con tappeti di fiori, realizzati da fedeli, che sono dei veri e propri maestri decorativi. Tutto per ringraziare la Vergine, tanto cara al cuore di noi campobassani. Sempre sia lodata la Gran Vergine Maria, la Gran Vergine Maria, la Gran Vergine Maria, la Gran Vergine Maria, Maria. Di cammino, di preghiera, di sacrificio, ma che possono rinnovarci sono quelli dei pellegrinaggi. La preghiera e il cammino condiviso sono un grande momento da cui ognuno di noi può attingere nuova speranza, nuova forza per andare avanti e riprendere con maggior grinta il cammino della sua vita. A Castelpetroso saremo con l'Unitalsi dal 3 al 5 giugno. Non perdere l'occasione. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al proprio parroco e alla sottosezione dell'Unitalsi di Campobasso. Diocesi News vi dà appuntamento alla prossima settimana.